Dal 10 al 12 giugno si è svolta a Corfù l'annuale edizione del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio. Oltre 200 i delegati provenienti da Italia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania e Grecia che hanno partecipato ai lavori dedicati al piano d'azione della futura macro-regione Adriatico-Ionica, ormai prossima alla Costituzione. Un'esperienza che continua a crescere quella del Forum. Sia nei numeri, sono 45 gli enti camerali che hanno fino ad oggi aderito in rappresentanza di oltre 1.800.000 imprese associate e un volume di affari di 26,7 milioni di euro, sia nel ruolo politico, grazie alla capacità di creare una forte rete a livello camerale che fa del Forum uno dei principali stakeholders di riferimento della Commissione europea. Non può dunque che essere positivo il bilancio tracciato dal presidente della Camera di Commercio di Ancona, Rodolfo Giampieri, il cui impegno degli ultimi anni al fianco delle istituzioni locali ha permesso di porre le basi affinché Ancona possa ambire a diventare capitale della macroregione. Ci sono stati dei temi ricorrenti. Uno, opere cantierabili e credibili. Qui bisogna aumentare l'occupazione, per cui tutto il sistema, tutto il bacino dell'Adriatico e dello Ionio chiede con forza opere cantierabili e credibili, non sogni di gloria. Poi creare una coscienza della macroregione, partendo dal basso. È stato portato come esempio gli ultimi giochi olimpici, diciamo, dei giovani che si sono svolti ad Ancona come pratica ottima anche dalla comunità europea. E credo che anche questo sia un grande segnale. Più il tema dell'ambiente. Il tema dell'ambiente che è un tema ricorrente, un tema trasversale, un tema di rispetto per il futuro, ma soprattutto un tema che servirà anche a creare nuovi asset di sviluppo, che sono quelli per esempio del turismo, nel quale l'ambiente riveste un posto determinante. Ai lavori del forum ha partecipato anche il commissario straordinario della provincia di Ancona, Patrizia Casagrande, anche lei da anni protagonista ai tavoli dedicati all'imprenditoria femminile. Condivido alcune riflessioni fatte dalle donne che hanno partecipato al tavolo dell'imprenditoria femminile e che riguardano aspetti legati alla differenza che c'è tra il mondo imprenditoriale maschile e quello femminile, appunto, a cominciare dalle capacità di attrattività per il credito. Le donne stentano molto di più ad affrontare questo tema se non insieme a qualche partner maschile. C'è ancora una suddivisione anche tra vari paesi che compongono questo forum della macroregione adriatica delle Camere di Commercio e che riguardano appunto le capacità di intrattenere rapporti con le banche. Una cosa che ho notato è quanto invece siano cresciute le donne dal punto di vista progettuale, ma anche dal punto di vista politico, e di quanto incidano nel dibattito. In questa fase sicuramente lo hanno fatto le donne di alcuni paesi che erano in ritardo con gli aspetti invece di crescita. Parlo dell'Albania, parlo dei paesi del sud della Croazia e parlo anche di tutta quella parte di imprenditoria greca che aveva un po' per la recessione del paese, un po' per una crisi insita all'interno del proprio sistema camerale, segnato il passo e che invece ho visto avanzare. Le italiane hanno riproposto i temi che avevano proposto recentemente, che sono quelli della preoccupazione legata all'imprenditoria in generale e quindi ancora di più per lo specifico in quella femminile. Abbiamo bisogno di ritrovare il ritmo e anche un po' di incisività nel dibattito più generale, che altrimenti rischia di attardarsi sui temi che sono quelli tradizionali della comunità europea, che non riguardano le questioni di genere ma che riguardano il complesso sistema e dei trasporti e dello sviluppo dei paesi. Io credo che le donne possano ancora trovare molti spazi invece per incidere e per rendersi protagoniste. Tra le iniziative prese al forum anche l'impegno sottoscritto da tutte le camere di commercio a sostegno della dieta mediterranea, tema che strizza l'occhio al filo conduttore dell'Expo 2015, Nutrire il pianeta. Tutte le camere di commercio hanno firmato una dichiarazione di sostegno alla dieta mediterranea. Non è una banalità, voi sapete, la dieta mediterranea è riconosciuta
come elemento di pratica dall'UNESCO, come elemento di grande riconoscibilità da tutelare. E guarda caso anche qui stiamo parlando della dieta mediterranea per lanciare anche dal punto di vista dell'economia delle 45 camere di commercio il grande tema dell'Expo 2015, nutrire il pianeta. C'è una grande coerenza in tutto questo, c'è una grande condivisione, le istituzioni stanno lavorando insieme, credo che sia l'unico modo per uscire da questo pantano.